Facciamo la solita prova, se tutto ok. Vediamo un po' se tutto va, funziona. Allora, non mi prende. Boh, vedo niente. Non vedo niente. Rolling ho scritto beta scrivere. Ho scritto Ungori Ring. Ok. C'è sta luce che è anche troppo forte. Mi inquadra il mio nasone, ma vabbè. Va bene lo stesso, possiamo far così. Cambia niente, anzi, mi dà fastidio. Direi che ci siamo. Partiamo con le qualifiche di questa prima tappa del GT European Series. Temperatura. Siamo partiti in ritardo. Mannaggia, per... Mettiamo 25 litri. E via, si parte. Brenzaccio, davvero una pista molto ostica. Difficile fare diversi giri senza insabbiarsi. Cerchiamo di far subito un giro buono almeno. Valido. Perché il rischio di prendere dei warning o dei limit comunque è tanto alto qua. Davanti abbiamo il buon Harry che ci farà strada. Anzi no, mi sembra Lotti Botti. Anche lui con Audi. No. Capisco. Oh, c'è Harry. Sì, c'è Harry con la Maserati. Sempre fedele alle macchine italiane. Stanno rallentando un po' tutti, Piccaccio, forse. Lasciamo andare un po' Harry per la sua strada. Partiamo. Andiamo già out quasi alla prima. Incredibile. Abbiamo freccia attaccato. Completiamo il nostro primo giro, anche se orrendo.
Well done, mate. Personal fastest lap. Madonna mia, quanto slitta. Lasciamo passare un po' tutti. Cerchiamo di mandare in temperatura le gomme perché stiamo scivolando da matti. Quelle con la KTM, con la Maserati ci stanno dando una paga, ma anche quelle con l'Audi. Siamo allenati poco, solamente sabato sera, qualche giretto, mannaggia. Non abbiamo avuto troppo tempo per questa GT2. Anche con l'imminente XAL. Abbiamo Manuel Leone dietro. Giro annullato. Allora sì. Si mette male, molto. Molto male ci si mette. Non che stavamo facendo chissà cosa. Beh, però 25,9. Non era neanche male, tutto sommato, sotto il 26, ma pista dura. Non importa. Vediamo di fare il prossimo. Tanto Freccia va un po' per i campi anche lui. Oh, Freccino! Bravo! Yellow flag in sector 3. Yellow flag ahead, be careful. Cerchiamo di partire adesso, dai. Almeno un giro. Bisogna farlo, buono. Yellow flag ahead, watch out. Ginetto davanti intanto vola qua. No, no, neanche questo. Mamma mia, che disastro questi 10 minuti di qualifica. E alla fine non... No, ci abbiamo un altro tentativo. Incredibile. Da incubo quasi. Adesso capirai, con l'ansia di fare il giro per forza, figurati se lo facciamo. Mai ridursi a fare l'ultimo giro, davvero una debacle.
freneremo molto prima nelle due curve veloci. Yellow flag in sector 3. Guarda che hanno preso il taglio. Che tempo orribile, ma almeno un giro lo facciamo. Yellow flag, watch out in front. Mamma mia, che tempo imbarazzante. 1:26:04. Session is now over. Imbarazzante, sì, un pochino imbarazzante, ma vabbè, dai. Primo Yolo, secondo Dineto, terzo Super Harry, quarto Trosh, Bomberman, Reigos, Jack, Pushing, Dado, Sammy. Facciamo due calcoli per la benzina, gara di 30 minuti senza pit. Che qui siamo somari che non riusciamo a stare in pista più di 3 giri. Porca miseria. Magari frenare un attimo prima, ma bisogna stare in pista, perché poi una volta in pista, una volta insabbiati, cambia tutto. Allora, uno uguale al tempo. 1:26. No, oh, vabbè. Grandissimo tempo per Yolo, il solito, che fa una scende sotto l'1:25. Poi gli altri sotto il 26. Abbiamo quasi tutti i Maserati davanti, due KTM e anche un Audi con Bomber Manu. Col numero 10, davvero Bomber. 9 in realtà, ma vabbè. Allora, uno faccia così. Io per 2 litri metto 50, non voglio rischiare niente. Beh, abbiamo fatto male, ma c'è chi ha fatto anche peggio di me. Siamo in mezzo proprio. Possiamo fare molto meglio. Bravi comunque, ragazzi, a scendere sotto il 26, perché il trucco, forse, no, il trucco, la soluzione migliore era quella di fare subito un buon giro e poi tentare, come sempre nelle qualifiche, fai un giro discreto e poi dopo
magari provi a abbassare un po' i tempi, invece fare il tempo all'ultimo giro, all'ultimo tentativo, è un po' rischioso. Partire decimi qua non è proprio in mezzo proprio. Non è che sia sta. Bisognerà stare attenti anche ai sorpassi, perché Brenzaccio non è proprio semplice fare i sorpassi. Di solito si fanno quando l'altro va nella sabbia, ma qui nella sabbia potremmo essere anche noi, quindi. Quindi sarà dura, questi poi curvoni veloci. È difficile. Una guida bella pulita sarebbe la soluzione migliore, ma io c'è qualcosa che non va oggi. Mi sembra di essere un po' più indietro con il sedile. Siamo quasi pronti per la partenza. Tutte macchine blu davanti. In particolare Maserati. Anche l'unica KTM forse. È blu. Noi siamo dietro Dado. Tanto Iolo si raccomanda per le prime curve. E Freccia lo rassicura dicendo che ci penserà lui a sistemare le cose. Stiamo concentrati, ragazzi. Tutti in fila per due. Col resto di zero. Abbiamo Freccia dietro, che lo sappiamo che la partenza sua sono micidiali. Via. Partita. Non male la partenza. Ma Dado all'interno. E lo lasciamo tutto lo spazio che vuole. Perché se l'è meritato. Ha fatto qualche lungo. Abbiamo pushing qua un po' lento. Lo evitiamo con una manovra rischiosissima. Facciamo passare Dado. Ho rischiato di prendere pushing pieno e per fortuna sono riuscito a stare interno. Pushing, bravo, andare dritto, a non chiudermi, altrimenti avrebbe fatto un patatrack sia per lui che per me. Mamma mia, quanto scivola, mamma mia! Quanto botta terribile di Picaccio!
partenza. Clear on the left. Car on the left. Ma io non capisco perché scivola così adesso. Peccato, quella botta con Pikachu non ci siamo capiti forse, ma è stata una toccata completamente di gara, naturalmente, niente di che. E ora andiamo a fare dei buoni giri sperando di non sbagliare più entrate come queste. Davanti abbiamo già Gnocchi. Mi sembra che tutto scorra liscio lì davanti, tutti bravi. Dai, tutto sommato. Mi sembra che uno è stato solo un'uscita di pista, forse, ma diamo l'inseguimento di Just Gnocchi a un secondo. Però ci scivola tantissimo. Dobbiamo girare bene, dai. Frenare un po' prima e soprattutto prendere le curve. Recuperiamo qualcosina da Just Gnocchi, ma è difficile. Su Maserati va. Tanto davanti, a parte qualche sabbiatina, sembra che scorra tutto abbastanza regolare. Facciamoci sentire un po'. Lassù, là c'è un po' di caos davanti. Potremmo approfittarne. Però porca miseria, stiamo rischiando un po' troppo però. Mi scivola molto, mi scivola, non capisco perché. Beh, le temperature sono alle stelle, non. Già, e mancano tutta la gara, manca. E ora che dobbiamo un attimo gestire un po' le temperature. La gara è lunga. La sabbia, come vedete, piace un po' a tutti, compreso tanto a noi. Anche a Just Gnocchi, che ora fa una manovra. Va bene, dai. Vai Just, vai Just. Si è ributtato dentro. Siamo stati bravissimi noi stavolta qua. Altrimenti avremmo fatto la frittata. Forse Just mi deve una birra. Ora però dobbiamo provarci. Difficile qua scegliere il punto.
perché il Maserati esce forte, però la Ferrari è arrivato. Quindi dobbiamo trovare una soluzione. È difficile far passare però. È difficile davvero. Siamo usciti larghi anche noi, porca miseria. E qui abbiamo fatto la frettata noi, già gnocchi. Gli chiediamo scusa, gli lasciamo anche lo spazio per ripartire, per farci fregare dalle Ferrari. E l'errore l'abbiamo fatto noi. Siamo arrivati lunghi. Ci eravamo un po' spazientiti, ma ha frenato molto presto, mannaggia. Non penso... No, Ale! Stavamo per combinare la grossa. I tempi di frenata qui sono tanto diversi. Ah madonna, adesso questo lungo proprio. Vabbè, scivola troppo però. Tutto sommato bella gara, anche se abbiamo perso i duelli perché non siamo riusciti a sorpassare quando era ora e abbiamo fatto due errori che ci hanno penalizzato. Però in generale... Oh, chi è? Lotti? No, Dado. Dado mi sembra ha commesso un errore. Non riusciamo a accorciare sul KTM Maserati, mannaggia. Lì siamo sempre lunghi comunque. Direi di cominciare a frenare un po' prima su quella, su quel tornantone. Stavamo per prendere attenzione. Ma perché le gomme iniziano. Ha fatto l'errore qui. Già gnocchi, ma le gomme, ragazzi, stanno scivolando a matti. Per me, colpa anche della temperatura alta. Un'usura eccessiva. Attenzione a Jackie, rientra in pista. Ora le Ferrari dietro, ma noi siamo attaccati da Lotti Botti. Tanto è difficile sorpassare comunque. Guardate che roba.
Hanno tolto pure il cartello, mannaggia. Quello non ci volevo. Era l'unico punto di riferimento sull'ultima curva. Allora abbiamo lotto i botti a 2.10, mi vado lì però. Guardate come scivola, guardate! Guardate quanto cazzo scivola! Impressionante! Ho frenato molto prima rispetto al mio punto di frenata! Impressionante! Incredibile, davvero! Dai! Sono sempre decime, non riusciamo a guadagnare una posizione. Le perdiamo, anzi, finora posizioni ho solo perse per errori di scivolamento a macchina. Dovrebbe provare un po' di più, però. Ah, bene così, è bellissima. Ti so dire che sta venendo fuori una bellissima gara, anche se non riusciamo a fare le lotte, porca miseria. Dai, cerchiamo di avvicinarci a Lotti. Adesso non so come prendere quella prima curva sulla destra, perché finora ho anticipato sempre la frenata e addirittura sono sempre arrivato lungo. L'anticipiamo ancora un po'. Davanti intanto scappano. Freniamo da 100 metri prima. Sì, riusciamo. Dai, facciamo un bel giretto. Tutt'altro le curve verso destra. Mi riescono diversamente perché ho le temperature insomma normali, ma quelle a sinistra sono una roba indecente. Siamo attaccati a Lotti Botti. Mamma mia, quanti rischi. Davvero ragazzi, non stiamo in pista. È anche difficile stare attaccato a quello davanti, soprattutto in quelle due curve. Però nel male non l'abbiamo persa, dai. Siamo lì. Bravo Lotti Botti, frena un po' prima ma è preciso, senza commettere errori. Proviamo a gufare un po' Lotti Botti. No, scherzo. Anche alle Ferrari, guardate, ha recuperato diverse posizioni, bravo. Quelle verso sinistra, guardate, non mi curva proprio a sinistra. E qui anticipo molto. Anticipiamo. Mi devo convincere ad anticipare tanto, tanto, tanto. Il drive-thru, come sempre, non sarà mai per quelli davanti a noi. Di solito funziona così. L'ultima curva la facciamo male però. Guardate, in derapate, in drift. Tutte in drift dobbiamo farle, quelle verso le curve verso destra. Tutte in drift.
tutt'altra questa. Questa invece la macchina gira perfettamente, guardate. Allora, se riesce a fare... Allora, io ho le temperature molto più alte rispetto agli altri, perché... vedo proprio che mi scivola un casino. Mi dovrò adeguare. Quanto ha frenato qui Lotti, porca miseria. Allora, pizzichiamo ancora l'erba un'altra volta, sempre lì. E mamma mia. E riprendiamo un secondo. Ah, pezzetta. Stop and go per lui. Speriamo che non ci esca proprio davanti. Perché è anche difficile qua passare al doppiato. Ci rifacciamo sotto Lotti, dai. Che va un po' lungo e naturalmente ci andiamo anche noi. Ah, qua recuperiamo un sacco di solito. Compreso anche in genere sta curva qua. E poi dopo qua le due curve sulla destra perdiamo sempre un casino. O le tre curve sulla destra. Questa neanche tanto, ma quelle due veloci... Questa poi arriva sempre a pizzicare l'erba, non ho capito. Oh, alleluia. Ora siamo vicini. È difficile passare qua. Molto difficile. Non so dove passare, davvero. Oh. Yellow flag, be careful there. Dove lo passo Lotti Botti? Dove tento? Non saprei, ho il tornantone. Ma prima ho perso due posizioni con Jackie, non mi ricordo bene che. Yellow flag in sector 2. Il problema è che ci facciamo vedere. Forse usciamo un po' più veloci. Ma dove lo passo? Giustamente lui spazio non me ne dà. Giustamente. Bella gara però, bellissima. Adesso mi sto divertendo un casino. Proviamo con la scia, ma è sempre troppo poca la scia per sorpassare. Mettiamo un po' paura, ma non facciamo niente. Qui stiamo troppo strette, perdiamo poi il contatto.
Che bella gara che stiamo facendo, cavolo. Adesso in questi ultimi giri stiamo davvero facendo una bella gara, secondo me. È vero che ci penalizza un po', e penalizzerà forse un po' per il recupero su quelli davanti, ma quelli davanti tanto stanno pure andando, anche forte. Dai, dai, andiamo, andiamo. Oh, che lag ha fatto, mamma mia. Ha fatto un lag con Lotti. Ti ho visto appiccicato quasi. Sto cercando di disturbarlo un po' senza fare danni, eh. Ma Ebra è solidissimo, cavolo. Bravo. In questo momento sembra un po' che ne abbia un po' di più, però è bravissimo a chiudermi tutti gli spe... E qui ci proviamo, però. Tentare l'incrocio, ma noi... Abbiamo fatto una buona uscita dalla prima curva, abbiamo fatto un buon sorpasso. Però cerchiamo di non fare i soliti errori che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo formate davanti a noi, poi Ale, formate doppiato però. Quanti errori inizio gara? Forse questo... Il fatto di non aver provato però... Aver provato solamente un'oretta sabato... Incide sempre. Quando arrivi allenato già, che hai fatto tanti giri sulla pista... Con diverse soluzioni di temperatura... Adesso spero che Formatted mi veda. Mi hai visto Formatted? Sì. Car on the right. Clear on the right. Ok. Buono. Tutto regolare. Bravo Agnello. Anche, anzi, se mi blocchi anche quello dietro, no. Peccato. Ok, abbiamo pa. Vai. Davanti abbiamo Jackie. No, Jackie. No, sì, Jackie. Siamo Jackie a 5 secondi però. Yellow flag, be careful there. There's a
c'è stato un botto. Lasciamoli andare. Mi sembra di aver fatto una mossa sportiva in questo momento. Lasciarli percorrere tutti e due la pista. E perché a noi ci si affronta una nuova possibilità. Abbiamo Jackie davanti. A 4 decimi dietro la Tibotti a un secondino. Facciamo malissimo questa ultima curva. Dobbiamo cercare di uscire bene dalla prima, eh. Trazionarla un po', vabbè. Sempre 4 decimi, non è semplice. Mi sembra sempre di far bene quella curva lì, più degli altri, ma perdo in altre situazioni. Ultimo giro. Dobbiamo tentare un po' il tutto per tutto, senza rovinare la gara mia e anche degli altri. Ma così non tentiamo un bel niente. Wow, lunghissimo. Ma anche Lotti dietro è arrivato lungo. Le gomme stanno chiedendo pietà e perdono. Sì, siamo stati un po' già. Allora, visto il piccolo disastro che abbiamo combinato in questa gara, i piccoli tanti disastri, cerchiamo di portarla a casa, perché Jackie si fa davvero del male da solo. Deciso che la sua gara poteva finire anche lì. Primo Ginetto, secondo Iolo. Finish! Alright mate, the race is over. Good job, you did the best you could. Take it easy in the lab. Settimo siamo arrivati, mi sembra. Harry che fine ha fatto, scusate? Ha fatto l'incidente. Primo Iolo, secondo Ginetto, terzo Bomber, quarto Rigos, quinto Troll, sesto Ale, settimo noi, ottavo Lotti, poi Jackie. Peccato per lui che abbia fatto l'incidente alla penultima curva. Poi Freccia, Pushing, Picaccio, Dado, Manuel, Albi, Formate, Pezzetta, Harry e Just Gnocchi. Che forse abbiamo avuto un contatto con lui all'inizio, dove poi dopo l'ho fatto ripassare.
Lo avevo fatto ripassare, abbiamo perso tanto terreno, ma comunque ci siamo divertiti. È stata una bellissima gara. Bella. Ah no, Iolo primo. Che cazzo dico? Iolo primo, Ginetto secondo. Bomber terzo, quarto Reigos, quinto Tross, sesto Ale, settimo Sammy, ottavo Lotti, nono Jackie, decimo Freccia, 11 Pushing e poi tutti gli altri. Bella gara, bellissima ragazzi, anche se noi abbiamo fatto dei mezzi disastri tra le qualifiche e i primi giri, abbiamo perso tutte le lotte, ci siamo fatti passare, abbiamo fatto qualche piccolo disastro, però abbiamo un po' recuperato alla fine, 2-3 posizioni, ma più perché gli altri, a parte un bel sorpasso su Lotti, che è stato bravissimo a tenermi dietro per tanti giri. Per il resto, bravi tutti. Ragazzi, questa prima tappa del GT2 European Series, mi sembra si chiama, o Challenge, non mi ricordo, finisce qua, qui nel bel circuito di Brenzach, tanto amato, tanto odiato. Ci vediamo alla prossima garetta. Ciao a tutti.